Buongiorno Sapiens, oggi vi parlerò della bardana. È una pianta erbacea biennale, il primo anno di vegetazione produce solo foglie, mentre il secondo spunta il fusto florale alto fino a 2 metri. Cresce in tutta Italia, dal mare alla regione montana, si trova nelle zone ruderali vicino alle case o in tutte le zone soleggiate o in mezz'ombra. Le foglie sono caratterizzate da un picciolo molto lungo, sono cuoriformi e la lamina inferiore è pelosa. Ecco la nostra bardana. Le parti utilizzate sono la radice e le foglie. Le proprietà della bardana sono diuretiche, depurative, antiforuncolose, antiacneiche, antiseborroiche e antisettiche. Insomma, tantissime proprietà in una sola pianta. Individuato il prescelto, possiamo iniziare con l'estrazione. Il costituente principale della radice è l'inulina, che gli dà questa spiccata proprietà depurativa. 75 years later. La radice è a fittone e si può spingere per più di un metro, quindi chi più scava più raccoglie. Come in ogni caso è sempre meglio pulire sul campo. Ora vediamo come conservarla. Ho lavato a casa meglio la pianta utilizzando uno spazzolino. La tintura madre di bardana può essere utilizzata sia per uso interno che per uso esterno. Per uso interno ha proprietà depurative, diaforetiche, stimolante della funzionalità biliare ed epatica, ipoglicemizzante ed antisettica. Diciamo che va bene per combattere tutti i disordini biologici e metabolici che accompagnano certe affezioni cutanee. Per dirla breve, brufoli da stress? Usate la bardana! L'uso esterno è soprattutto di impiego cosmetico, è destinato a pelli grasse, asfittiche con punti neri e predisposte all'acne o alla seborrea. Fra le applicazioni terapeutiche particolari si annovera anche l'uso della radice per favorire la crescita dei capelli. Un altro metodo di conservazione è il succo delle foglie fresche. Se avete un estrattore molto meglio, così potete evitare la parte del filtraggio. Il succo di foglie fresche può essere frizionato sulla testa per chi ha un cuoio capelluto tendente al grasso. Insomma, abbiamo visto tutte le proprietà della bardana sia per uso esterno che per uso interno. Io vi saluto Sapiens e alla prossima pianta officinale.